C'è il dottor Genio! Oh sì, è proprio lui. È stato lui! Potrebbe essere pericolosa. Isabella! No, non berlo. Adesso mi faccio un bagno. È scomparso. Trovate Isabella e salvato. Vi conviene allenarvi. E cosa significa? Presto partirete in missione per trovare Isabella che è scomparsa in acqua. Ora sì che posso affrontare questa sfida. Cerca di andare sott'acqua e non ci riesce. È in apnea, ragazzi. Ma che è successo? Non riesco ad arrivare lì sotto, è troppo profonda per me, non sono capace. Proprio così, ragazzi. Ha citofonato il postino ed Eric ha mandato me ad andare a prendere il pacco. Dice che non può andarci sempre lui, ma per quale motivo? C'è sempre andato lui, quindi può benissimo farlo. E poi che cos'ha di più importante da fare? Io invece ho tante cose da fare. Ma vabbè, per stavolta ci vado io. Buongiorno. C'è un pacco per lei. Oh, grazie. Addio. Ragazzi, ma quel postino era spaventoso. Fortuna che se n'è andato. Ehi, Eric, ma i postini solitamente qui sono sempre così strani? Strani? Quando dici strani, che cosa intendi? Intendo strani, proprio strani. Intendo con la voce strana e con dei guanti strani. Ma no, sarà stata una tua impressione. I postini non sono strani, sono simpatici. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Insieme. E adesso cosa c'è qui dentro? Apriamolo! No, fermo! Giù le mani da quella scatola! Non sai leggere! Eppure è scritto grande, dice per Dominique! Sei sicura che non c'è scritto anche per Eric? No, non c'è scritto, per Dominique, quindi dammelo! Ma... E chi è che ha inviato un pacco solo per te? Non è giusto! Siamo in due qui in questa casa! Sarà un regalo per me, magari per il mio compleanno, in anticipo, o magari un ammiratore. Comunque questo regalo è mio e lo apro da sola. E perché io regali non ne ricevo? Ah, va bene, non mi importa. Adoro i regali, però in effetti è strano questo pacco. Chissà chi sarà e che cosa ci sarà dentro. Ci sono quasi... C'è un biglietto. Oh oh. Eric, puoi venire un attimo qui? Sono qui, dimmi Dominique. Ma mi stavi spiando? No, ma che dici? Si sono sbagliati? È un regalo per me, non per te. Hanno scritto il nome diverso. No, è solo che all'improvviso non ho più voglia di aprirlo da sola perché c'è un biglietto. Leggiamolo. Dominique, dopo quello che ho visto ieri, ho capito che a nuotare e andare sott'acqua sei pessima. Punto esclamativo, cosa? Sì, in effetti lo abbiamo visto tutti, sei proprio pessima, Dominique. Adesso ad offendermi. Oh, scusa, ma chi è che ti fa un regalo e ti offende? Chi è che ti scrive? È il dottor Timothy. E dice anche: non sei pronta per la missione, quindi ti ho regalato questo. Ti servirà. Indossala subito e prova ad usarla. Presto vi dirò cosa fare. Ma cosa? Ed ecco che improvvisamente sono felice che quel regalo non sia per me. Buona fortuna, Dominique. Tante grazie, Eric. Ma cosa c'è qui dentro? Non lo so, fa piano. Vediamo. È strano. Come si tira fuori da qui? C'è della carta. Guarda che colori. Ma cos'è? Aspetta un attimo. È un ventaglio? Ah, sì, è un ventaglio gigante. Potrebbe esserci utile, li ho visti in giro. Un che? No, Eric, non è un ventaglio. Il dottor Timo ti dice indossala. È un vestito? No! Questa qui è una coda da sirena! Non lo vedi? Coda da sirena? Quelle che fanno io. No, Eric, no. Quelle sono le sirene dell'allarme. O quelle dell'ambulanza. Non intendo quelle sirene. Ma le sirene, quelle che nuotano! Quelle creature mitologiche! Metà donna e metà pesce! Con la coda da pesce! Guarda, adesso hai capito? Ok, questo è un codo. E tu sei mezza donna.
sì, ora è chiaro. Tu devi indossare una coda da pesce. Questo sì che sarà divertente. Ma perché? Oh, questo non lo so neanch'io. Sappiamo che il dottor Timothy sta facendo di tutto per ritrovare Isabella, che è scomparsa misteriosamente entrando in piscina e dopo aver bevuto una strana pozione del dottor Genio. Non sappiamo che fine abbia fatto, ma il dottor Timothy adesso dice che ha una missione per noi, per ritrovarla. E a quanto pare questa missione avrà a che fare con l'acqua e vuole che noi siamo pronti. Dice che dobbiamo esercitarci, allenarci. Ieri abbiamo iniziato l'allenamento e io sono stato bravissimo. Ma a quanto pare c'è qualcuna che è veramente scarsa. Sto parlando di te, Dominique. Grazie, ho capito. Quindi, se ho capito bene, il dottor Timothy vuole che tu ti trasformi in un pesce per nuotare meglio. Proprio così, è questa l'idea del dottor Timothy. Dottor Timothy? Grazie, è fantastica! È la pinna da sirena più bella che abbia mai visto. Guardate, è fucsia, luccica, c'è anche l'azzurro. Ferma, sei contenta? Ma non sai nemmeno quello che vuole farti fare il dottor Timothy. Quello ci penseremo dopo. E tu mi aiuterai. Ma nel frattempo devo subito provarla, proprio come vuole il dottor Timothy. Voi ragazzi lasciate like sotto a questo video se pensate che sia bellissima e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E adesso, come si mette? È davvero bellissima, guardate come luccica il sole, guardate! Ok, per indossarla non dovrebbe essere difficile, devo infilarla come dei jeans, ma come se io avessi una sola gamba gigante. A me non sembra così facile e penso proprio che sarà divertente vederti, Dominique. Non prendermi in giro e aiutami, devo infilare i piedi qui dentro, guarda. Ma qui dentro ci sono dei calzini. Esatto, quindi non è una pinna gigante, sono dei calzini giganti a forma di pinna. Eric! Non trovo il calzino! Aspetta, vado da dentro! È complicato! Vabbè, non trovo il piede! Dominique, il piede! Ecco! Ce l'ho fatta! Ma, Dominique, un piede è fuori! Vabbè. Sì, intendevo che ce l'ho fatta con un piede. Dammi tempo, è difficile. Mi sto trasformando! Non posso crederci, guardate! Eccomi! Sono pronta, guardate! Ma, che cos'è questo? Sei una sirena con la gonna! Ah! Giusto, forse le sirene non indossano le gonne. E adesso sono davvero pronta, guardate! È bellissima! Sembri una vera sirena adesso. Cosa ne pensate? Vi piace? A me piace tantissimo. Brava Dominique, adesso sei diventata una sirena. Ma da quanto dice il dottor Timothy, adesso devi andare a nuotare. Forza, entra in piscina. Ok, non vedo l'ora, sarà bellissimo. Aspetta, ho qualche piccolo problemino con i movimenti. Oh, Eric, mi aiuti? Mi daresti una mano? Oh, sembri proprio un pesce fuori dall'acqua. Vieni, ti aiuto. Grazie. Oh, ok. Ci sono. Sono in piedi. Perfetto. È bellissimo essere una sirena fuori dall'acqua. Adesso devo andare in piscina. Ah, giusto, non puoi camminare. Ce la fai? Sì. Posso farcela. Sei sicura di farcela? Oh no, sembra così lontana la piscina, non è per niente facile muoversi così. Ho capito, devo pensarci io. Arrivo. Che vuoi fare? Alza le mani. Cosa? Che vuoi fare? Alza. Eric, no, che stai facendo? Eric, aiuto! Ma quanto pesi, Dominique? Aiuto! Eric, mettimi giù, ti prego! Oh, mamma! Ci siamo? Siamo in acqua? Quasi, non lasciarmi cadere! Aiuto! Oh mio! Ti ho fatto male? Sì. Eric, mi aiuti a scendere? Ok, ci sono. Sono proprio a bordo piscina. Come diventerà questa pinna in acqua? Vediamo. Oh, guardate! Guardate quanto è bella! È una sensazione stranissima, mi sento una vera sirena! Lo sembri, Dominique, lo sembri davvero! Forza, adesso scendi in acqua, dai! Ok, arrivo, scendo un gradino, oh ragazzi! Guardate! Wow. Non posso crederci! E poi i colori diventano più lucenti in acqua! Wow! È davvero bellissima! Bene, Dominique, allora adesso vediamo se sai nuotare! Nuota! Ok, non sembra difficile, proviamo! Wow! Funziona! Funziona, Eric! Funziona, guarda! Ragazzi, non posso crederci! Sembra una vera sirena! Wow, è bellissimo!
Dominique, non ti sei trasformata realmente. Sei ancora tu, vero? Oh, non lo so! Ma mi sento davvero una sirena! Ed è bellissimo! Guardate! Una sirena nella mia piscina! E quella sirena è la mia fidanzata, è Dominique! Guardate come si muove! Quella pinna sembra tremendamente reale! Wow! Adesso è facilissimo stare anche nell'acqua alta! Guardate, Dominique sembra proprio contenta col suo regalo! È mia, giusto? Me l'ha regalata! Grazie, dottor Timothy! È stato un regalo fantastico! Uno dei migliori in assoluto! Mi piace davvero tantissimo! Non avrei mai pensato di poterlo dire, ma è bellissimo essere una sirena! Sì, penso che puoi tenerla! Non penso che il dottor Timothy la vorrà indietro! Ma ricordati che lui ti ha detto di provarla e che poi successivamente ci dirà che cosa fare. Quindi sono sicurissimo che non finisce qui. Non so cosa hai in mente, ma di sicuro vorrà farti fare qualcosa di strano con quella coda. Quindi stiamo molto attenti. No, a quanto pare no. Va bene, Dominique, però è passato tanto tempo da quando sei diventata una sirena. Ti va se andiamo a mangiare? Io ho molta fame, molta. Però dovresti uscire e toglierti quella coda. Sì, toglierla. Penso proprio di sì. Devo toglierla? Non vorrei mica uscire così. No, allora resto ancora un po' qui. Vai a mangiare tu, Eric. Io nuoto. D'insieme, d'insieme, d'insieme.